Le procedure per l'affidamento del servizio di erogazione dei pasti ai terremotati e quelle per il trasporto pubblico scolastico a Norcia sono al centro di un'indagine della Procura della Repubblica di Spoleto. 8 gli avvisi di garanzia che questa mattina sono stati notificati a funzionari del Comune e amministratori della società Sporting Hotel Salicone della famiglia Bianconi. Tra gli indagati anche il sindaco Nicola Lemanno e il consigliere regionale Vincenzo Bianconi, quest'ultimo in qualità di rappresentante della società. I reati contestati sono abuso d'ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Per l'ennesima volta emergerà la correttezza formale delle procedure adottate. Intanto, come sempre, ci mettiamo con serenità a disposizione della magistratura, ha detto all'Agenzia Nazionale di Stampa associata al sindaco nurzino Nicola Lemanno. In questi anni, ha aggiunto più volte, siamo stati sollecitati dalla magistratura a fornire atti e documenti su varie procedure. Da parte nostra c'è sempre stata la massima collaborazione e così sarà anche in questa vicenda, ma non neghiamo che questa ennesima inchiesta ci appesantisce ulteriormente. Veniamo da anni molto complicati, il terremoto, la pandemia, e sottoporre gli uffici del Comune a questo ulteriore banco di prova non è di aiuto. Io e la mia famiglia siamo sereni per quanto riguarda il nostro operato. Abbiamo partecipato a quei bandi pubblici con una doppia finalità: fornire un servizio ai nostri concittadini in difficoltà e tentare di far lavorare più persone possibili al fine di scongiurare lo spopolamento. Questo ha detto Vincenzo Bianconi nel commentare l'inchiesta della Procura della Repubblica di Spoleto. I carabinieri del NOE, al seguito del tenente colonnello Francesco Motta, hanno effettuato un sequestro preventivo del valore di oltre 811.000 euro a carico della VUS S.p.A. di Foligno. Sequestro effettuato quale somma equivalente per illeciti profitti ricavati per le irregolarità riscontrate nella gestione dell'impianto di compostaggio Casone del Comune di Foligno. 5 le persone indagate a vario titolo in qualità di legali rappresentanti o dipendenti della società. I reati contestati dalla Procura distrettuale antimafia riguardano le violazioni delle prescrizioni delle autorizzazioni e truffa aggravata. L'indagine ha consentito di accertare come presso l'impianto di trattamento meccanico e biologico di Casone siano stati prodotti ingenti quantitativi di rifiuti speciali e compost fuori specifica, tutti provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani dei 22 comuni costituenti l'ex ATO 3 Umbria, che a seguito dell'inefficacia dei trattamenti operati e l'assenza di recupero di materia sono stati illecitamente smaltiti presso la discarica di Sant'Orsola di Spoleto. Crescono i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria in un giorno, 307 nelle ultime 24 ore, 31.467 dall'inizio della pandemia, secondo quanto riporta il sito della Regione. Sono stati accertati con 3.753 tamponi, 536.852 in totale, con un tasso di positività pari all'8,18%. I nuovi guariti sono 181, 26.321 e 4 i morti, 676 in totale. In crescita gli attualmente positivi, ora 4.470 più 122 rispetto a ieri. Praticamente stabile il quadro degli ospedali, con 326 ricoverati, 1 in più, 51 dei quali 4 in meno in terapia intensiva. Rimane agli arresti domiciliari nella comunità di recupero CAST di Assisi Aldo Maria Romboli, il 41enne ternano arrestato dai carabinieri per la morte di Flavio Presuttari e Gianluca Lonzi, rispettivamente di 15 e 16 anni, trovati senza vita nei loro letti la mattina del 7 luglio 2020 a Terni. Il Tribunale del Riesame di Perugia, dopo vari rinvii, ultima udienza lo scorso 15 dicembre, ha emesso il provvedimento di rigetto dell'appello promosso dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Terni, confermando idonea la misura cautelare degli arresti domiciliari per Romboli. Il 41enne, da anni in cura al SERD, aveva sin da subito ammesso di aver ceduto metadone ai due ragazzini. Aldo Maria Romboli, dal carcere di Sabbione, era passato a settembre ai domiciliari presso la comunità dopo che il suo legale, l'avvocato Massimo Carignani del Foro di Terni, ne aveva fatto richiesta. La decisione di concessione degli arresti domiciliari era stata sin da subito impugnata dalla Procura della Repubblica di Terni. Nel pomeriggio di martedì, la notizia della conferma dei domiciliari per il 41enne da parte del Tribunale del Riesame di Perugia. La segnaletica stradale è assolutamente fondamentale, oltre che obbligatoria, dal codice della strada. Questa deve essere essenziale,
Visibile, chiara e in piena efficienza, il criterio che porta alla dotazione delle nostre strade e della segnaletica deve essere di chiarezza dell'informazione e di rispetto del codice della strada. È quanto dichiara Michele Rossi, consigliere comunale di Terni Civica, che comunica ed aveva presentato un apposito atto di indirizzo affinché l'amministrazione comunale lavori a uno studio controllo completo di tutta la segnaletica stradale, ad oggi installata con la finalità di rimuovere quella ormai errata, inutile e superata nonché deteriorata. La situazione, spesso giunge Rossi, è troppo confusionaria, con il rischio di ritrovarsi in una selva di cartelli inutili e con informazioni in eccesso errate. Il rischio è di installare più cartelli di quelli che servirebbero, senza togliere quelli ormai superati. Credo che su tutti questi vari aspetti occorra una maggiore attenzione, volta alla semplificazione in ordine al decoro urbano e architettonico, ha concluso Rossi. Gelo sull'Umbria, con temperature abbondantemente sotto lo zero a ridosso dell'Appennino Umbro-Marchigiano. La città più fredda è stata Monteleone di Spoleto, la centralina del centro funzionale della protezione civile nel cuore della notte ha registrato meno 7,2 gradi. In montagna, a Forca Canapina, il termometro è sceso a meno 6,7. Restando in Valnerina, nella notte si sono registrati anche meno 4,7 gradi a Cascia e meno 4 a Norcia. Forte gelata anche a Città di Castello, con termometro a meno 3, a Nocera Umbra è 2,6 sotto zero e ad Amelia 2,2. Nel resto della regione i valori minimi della notte si sono attestati attorno allo zero. Sul fronte delle previsioni meteo, per oggi il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con le temperature che nel corso della giornata sono date in leggero aumento. Domani, giovedì, è previsto cielo irregolarmente nuvoloso, ma senza precipitazioni. È davvero una città dal cuore grande, Terni. La conferma arriva dal bilancio dell'anno appena concluso dall'Associazione di Volontariato I Pagliacci, con donazioni per 55.000 euro. Nonostante le difficoltà economiche acuite dall'emergenza sanitaria, impegno significativo dell'Associazione I Pagliacci per sostenere anche chi da mesi lavora per garantire la salute dei cittadini. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Alessandro Rossi. Abbiamo chiuso l'anno 2020 con una grande attività, soprattutto di beneficenza. Durante la pandemia la cosa più urgente è stata quella di procurare, no, i dispositivi di protezione, soprattutto per le operatrici e gli operatori sanitari. Le attività per quanto riguarda il volontariato le abbiamo fatte fino alla fine di febbraio e poi abbiamo dovuto smettere a causa Covid. Ma l'anno 2020 è stato sempre un anno molto molto intenso e lo abbiamo chiuso con 55.000 euro di beneficenza, in particolar modo dispositivi di protezione ma anche strumenti diagnostici per l'azienda ospedaliera e per l'ASL Umbria 2, in particolar modo 118. Quindi anche quest'anno l'Associazione Pagliacci si è dimostrata un'eccellenza, un punto importante, fondamentale per questa città. Migliaia di cittadini umbri hanno visto sconvolte le loro vite e il territorio in cui vivono e si trovano ancora in uno stato di emergenza causato dalla lentezza del processo amministrativo e di ricostruzione nei primi anni della gestione commissariale. Parliamo del post-sisma. Ad affermarlo è Paola Fioroni, Lega, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, che annuncia di aver depositato una interrogazione, sottoscritta anche dal capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli, per conoscere dalla Giunta regionale lo stato di avanzamento della ricostruzione post-sisma in Umbria e per conoscere le prospettive e i programmi per il rafforzamento e il rilancio dei territori umbri del cratere sismico. Noi, per saperne di più, abbiamo intervistato Paola Fioroni. È con noi al focus di oggi, al telegiornale, la vicepresidente del Consiglio regionale, anzi dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, perché si dice così, è Paola Fioroni. Benvenuta. Grazie Marcello. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, lei ha parlato, è molto attenta, dobbiamo dire, alle questioni sociali. Tantissimo, ci fa molto piacere. In particolare oggi parla della ricostruzione. Mi pare che Legnini un'impronta un po' più rapida alla data. Lei che ne dice invece? Allora, guarda Marcello, noi oggi abbiamo presentato un'interrogazione che verrà discussa nella prossima assemblea legislativa perché è il momento di fare il punto della situazione. La Presidente in realtà lo sta facendo più volte nelle sue conferenze stampa, l'ha fatto anche nella conferenza stampa di chiusura dell'anno, ma è bene che i temi anche del sisma vengano sempre ripercorsi e riportati all'interno della maggiore assise, della massima assise regionale. Anche ieri in realtà è stata votata all'unanimità una risoluzione
proprio legata agli eventi sismici, che impegna la Giunta a una serie di azioni volte proprio a implementare e ad accelerare la ricostruzione. Sta facendo un gran lavoro la seconda commissione, in seno alla quale sono state fatte diverse audizioni anche con il commissario Legnini. La stessa Giunta sta svolgendo veramente e sta imprimendo la ricostruzione una grande accelerazione, perché sappiamo, e l'ha detto lo stesso commissario Legnini, per cui non dico nulla che non sia pubblico nella sua relazione di luglio, che purtroppo, ahimè, nel passato la ricostruzione è stata lenta. E tu hai detto prima: io mi interesso di temi del sociale, sì, e proprio per anche per il mio percorso, per la mia esperienza, so bene cosa significa ricostruire non soltanto edifici, ricostruire case, e anche persone, quello è un tema, è un tema importante, e su quello chiaramente chiederemo anche contezza di quanto e di come si sia andato avanti rispetto alle pratiche evase o meno. Ma oltre alla ricostruzione, quindi privata o pubblica, c'è anche una parte importante che è la ricostruzione di una comunità, quindi la ricostruzione di un sistema che chiaramente nel tempo, negli anni, è mutato, e quindi c'è la necessità anche di accelerare su questo. Per cui nella nostra interrogazione chiediamo anche alla Giunta quali sono le prospettive e i progetti futuri anche per rilanciare quei territori. Ripeto, si sta già facendo tanto, però è sempre importante anche rendicontare, fra virgolette, anche se è un termine ragionieristico, ma non lo intendiamo in quel senso, alla popolazione umbra quello che si stava facendo in quest'ambito, che è uno dei più sensibili della nostra regione, soprattutto anche nei confronti di quelle persone che chiaramente stanno vivendo da anni una situazione difficile. Tenendo conto anche, Fioroni, che c'è la questione Covid che si è, non come dire, è piovuto sul bagnato, anzi è grandinato sulla grandine. Beh, questo chiaramente io dico sempre, se mi consenti Marcello, che il Covid ha accelerato tutte quelle che sono delle distorsioni dei meccanismi che ci hanno portato a dover affrontare dei problemi anche sociali molto prima di quello che potevamo preventivare. Perché? Perché chiaramente questa pandemia ha messo in evidenza, è come se avesse acceso un faro su tutte quelle che sono le situazioni di maggiore difficoltà, e chiaramente ha rallentato anche la capacità di risposta di un sistema. Questo è inevitabile, per cui io credo che comunque da ogni crisi e da ogni situazione particolare ci sia innanzitutto da imparare qualcosa, perché chiaramente proprio questo accendere ed illuminare certe situazioni ci aiuta anche a capire quali possono essere le priorità, e poi c'è anche la possibilità di cominciare a riprogrammare meglio. Questo sicuramente può essere, lo diceva Einstein, no? Quindi cogliere le opportunità da ogni crisi che troviamo. Ecco, io credo che se riusciamo a riprogrammare anche su questo, penso che si possa veramente riuscire a ricreare un sistema più flessibile, in grado di dare risposte reali ai cittadini. E anche sul tema della ricostruzione noi abbiamo una grande sfida, che in realtà è enorme per un paese come l'Italia, che è il tema del recovery. Poi lasciamo tutta la parte politica su cui lo vedremo stare da qui oggi, all'eternità. Lo esatto, vedremo oggi. Al di là di tutto, anche lì c'è una grande sfida. La prima, chiaramente, di avere un governo che sappia e che possa progettare e programmare, e soprattutto che coinvolga le regioni, perché le regioni hanno quella capacità di innanzitutto conoscere i propri bisogni, ma anche di poi mettere a terra quelle che sono le opportunità che si creano. E anche sugli eventi del sisma, quello che si può e si potrà avere per quello che è il recovery, chiaramente la regione avrà e dovrà avere un suo ruolo importante, per cui ci sono grandi sfide da affrontare, e per questo insomma dobbiamo essere tutti pronti e tutti capaci di intervenire. Quindi la sintesi è: la regione sta già facendo qualcosa, ma ci vuole ancora più regione. Beh, la regione, credo che poi ascolteremo anche la Presidente, ripeto, l'ho già detto, e penso che siamo tutti consapevoli di che collaborazione c'è stata con il commissario Legnini, e di che comunque impronta sia stata data diversa rispetto al passato.
Detto questo, ascolteremo anche in assemblea quella che è la sua risposta rispetto ad un impegno che lei comunque si è sempre presa, perché la nostra Presidente, sin da quando si è insediata, ha sempre detto che il sisma sarebbe stata una delle sue priorità. Così sta facendo, così sta portando avanti le sue azioni. Dico anche che in assemblea legislativa, lo ribadisco, c'è una grande attenzione rispetto a questi temi, per cui andiamo avanti e sicuramente con una consapevolezza che ci sono delle situazioni che dobbiamo attenzionare e fare in fretta, ecco. L'interrogazione è stata firmata da lei e da Stefano Pastorelli, Lega, giusto? Sì. Benissimo. Grazie Paola Fioroni. Ma ci mancherebbe. Grazie a te. A presto. Nel 2020 ricorreva il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto, protettrice di tutti coloro che volano, in particolare dell'aeronautica militare italiana. A causa della pandemia in corso, l'anno giubilare è stato prorogato da Sua Santità Papa Francesco fino al 10 dicembre 2021. La statua della Madonna di Loreto sta effettuando a cura dell'aeronautica militare un pellegrinaggio presso le basi ed è presente a Grosseto, base del quarto stormo caccia, dal 23 dicembre fino al 15 gennaio 2021. La sezione di Perugia dell'Associazione Arma Aeronautico, guidata da Oreste Martini, è stata designata per ricevere l'effigie della Madonna di Loreto in data 13 gennaio 2021. La diocesi di Perugia ha dato la sua disponibilità a celebrare una messa solenne presso il Duomo di Perugia, santa messa che è stata celebrata da Monsignor Gualtiero Bassetti. Alla celebrazione l'aeronautica militare ha partecipato con il comandante del quarto stormo caccia di Grosseto, il colonnello pilota Eros Zaniboni, una delegazione di militari tra cui portatori alfieri dell'immagine della Madonna di Loreto, unitamente ai militari in congedo della sezione Arma Aeronautica di Perugia. È in arrivo una nuova stretta da parte del governo per contrastare la curva epidemica che in questo momento si trova nuovamente in una fase crescente. Lo ha confermato questa mattina alla Camera il ministro della Salute Roberto Speranza, anticipando quelle che saranno le misure contenute nel nuovo DPCM che vedrà la luce nella giornata di domani. Confermato quindi lo stop della mobilità tra le regioni, anche quelle in fascia gialla, e proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile. 12 le regioni ad alto rischio, 8 a rischio moderato e solo una a rischio basso. La buona notizia è che nelle zone gialle sarà consentita la riapertura dei musei. Su fronte vaccini, Speranza ha ricordato che nel primo trimestre 2021 è attesa l'autorizzazione anche di quello targato Johnson & Johnson e che i risultati del vaccino italiano, reitera, sono molto incoraggianti. Infine, il monitor a lasciare fuori dalle polemiche politiche la campagna di vaccinazione, ha detto il ministro. I partiti alla ricerca di una via d'uscita dallo stallo. Il premier Giuseppe Conte potrebbe convocare un vertice tra i leader della coalizione per provare a fermare il treno in corsa della crisi di governo. La valutazione è però rimessa ai segnali che arrivano da Italia Viva. Per una soluzione politica interna al perimetro dei giallorossi è il leader del PD, Nicola Zingaretti, che invita Conte a far di tutto per salvare il patto di governo tra PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e LeU. Contrario al ricorso ai responsabili anche il presidente dei senatori Dem, Andrea Marcucci, che non vede possibile una maggioranza senza i renziani. Luigi Di Maio invita tutti a fare un passo indietro. Intanto si affacciano sulla scena i senatori che potrebbero soccorrere il governo. Noi responsabili ci siamo e ci presenteremo anche alle elezioni, dice Clemente Mastella. La crisi di governo rischia di bloccare i ristori per imprese e partite IVA e il prolungamento della cassa integrazione dei lavoratori. Per finanziare le misure, l'esecutivo deve chiedere alle Camere un nuovo scostamento di bilancio da 24-30 miliardi che va votato dalla maggioranza assoluta dei componenti. Ma di fronte a uno scenario di instabilità politica, le cose si complicano, nonostante Italia Viva abbia annunciato di non voler pregiudicare i prossimi interventi economici. Infatti, ha spiegato il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, per procedere serve un governo nella pienezza dei suoi poteri. Oltre alla CIGE, il 31 marzo scade il blocco dei licenziamenti. Una mancata proroga, secondo i sindacati, costerebbe il posto a 1 milione di persone. Per non parlare degli altri dossier sul tavolo che finirebbero senza controllo, da Alitalia all'ex Ilva fino a MPS e Autostrade.
operai come modelli, seminudi e ritratti tra lavatrici e tubature. È il calendario Whirlpool consegnato questa mattina dai lavoratori dell'azienda Giuseppe Conte, che li ha ricevuti a Palazzo Chigi. Il nostro obiettivo, spiegano, era di trasmettere la forza e la dignità di 350 operai della Whirlpool di Napoli. L'avvertenza, che già si era incagliata durante la crisi del primo governo Conte, rischia di essere travolta un'altra volta dalle difficoltà dell'esecutivo. Ecco perché gli operai hanno rivolto una raccomandazione a Conte. È importantissimo, hanno detto, non avviare nessuna crisi di governo. Significherebbe lasciare in bilico centinaia e centinaia di famiglie. Una nazione intera non può dipendere da giochi di palazzo. AC Perugia Calcio annuncia che il calciatore Alberto Lunghi ha firmato con il club il suo primo contratto da professionista. Classe 2003, perugino DOC di Santa Maria degli Angeli, Lunghi ha fatto tutta la trafila del settore giovanile biancorosso e lo scorso settembre ha esordito nella prima squadra del Perugia nella gara vinta 4-1 in Coppa Italia ad Ascoli, realizzando anche un gol e riscrivendo così alcune statistiche. Secondo marcatore più giovane nella storia del Perugia, dopo Sergio Andreoli, è il perugino più giovane di sempre ad aver segnato con la maglia del Perugia. Ma il destino del giovane Lunghi non sembra essere la permanenza in biancorosso. Per lui si sarebbero aperte le strade della cessione per farsi le ossa ad una primavera di una big, Napoli e Juventus su tutte. Problematiche di infermeria in casa Perugia Calcio. Federico Melchiorri, che contro il Matelica era uscito zoppicando, salterà la gara con la Feral Pisalò e con ogni probabilità anche alcune delle partite successive. I risultati dei test clinici evidenziano un interessamento del legamento collaterale medio. Non preoccupano invece le condizioni di Gabriele Angella, che ha riportato un trauma all'osso mascellare, e Mattia Minesso, alle prese con un affaticamento muscolare al flessore destro. Entrambi dovrebbero recuperare per domenica prossima. Un mese di riposo assoluto, e questa è la sentenza che il Perugia non avrebbe voluto sentire dei medici per l'infortunio occorso domenica scorsa a Federico Melchiorri, il migliore degli attaccanti della squadra di Fabio Caserta. Servirà un mese di riposo assoluto e poi la ripresa, per cui c'è il timore che possa saltare tra le 5 e le 7 partite di campionato. Cambierà il mercato del Perugia, cioè verrà messo l'occhio anche su un ruolo che in questo periodo risulterà scoperto. Lo vedremo nelle prossime ore. Di certo il Perugia adesso, per prima cosa, secondo le strategie oramai note del presidente Santopadre, provvederà a liberare alcuni giocatori che non rientrano più nei piani del Perugia, dopodiché negli ultimi giorni si vedrà il da farsi. È probabile comunque che un attaccante di fascia sinistra venga ingaggiato. Per il resto urge la partita con il Feral Pisalò in casa, una partita delicata, anche se il Feralpi non è un fulmine di guerra. Sarebbe un errore gravissimo sottovalutare questo avversario, anche perché è l'ultimo del girone di ritorno e una vittoria permetterebbe al Perugia di rimanere sempre dappresso alle prime della classe, tra le quali va considerato anche un Padova che deve recuperare una partita. Il resto è abbastanza tranquillo, si stanno recuperando dei giocatori, dovrebbe tornare in rosa sia Cancellotti sia Bianchimano, e dunque la situazione per la partita di domenica, a parte l'assenza pesante di Melchiorri, non dovrebbe suscitare
problemi nelle scelte dell'allenatore, visto che è arrivato Vano e che soprattutto Minesso appare in grande spolvero. L'ultima notizia riguarda l'elezione di Francesco Ghirelli, cui è stato rinnovato il mandato di presidente di Lega Pro. Ghirelli è un umbro, nativo di Gubbio, perugino di adozione, è stato anche presidente, un politico abbastanza conosciuto nelle nostre zone, ora da anni orbita ai livelli più alti del calcio nazionale, per cui merita gli auguri di buon lavoro. Il calciatore Guido Marilungo, di proprietà della Ternana, attualmente in prestito al Monopoli, dove ha disputato un girone di andata molto deludente, avendo disputato 16 gare tra campionato e Coppa Italia, senza aver trovato alcuna rete, torna alla base. Il Monopoli restituisce l'attaccante al mittente, che ora dovrà decidere se trattenere il calciatore a disposizione di Lucarelli o girarlo altrove. A Gubbio il DS Gian Marioli mette a segno il primo colpo di mercato in entrata. Alle pendici del Mondeggino arriva Filippo Serena, figlio d'arte. Il papà Aldo è stato un ottimo e famoso attaccante degli anni Ottanta. Filippo, centrale di 1,80 m, giunge in prestito dal Venezia fino al 30 giugno. Sì, ad essere sincero è stata una trattativa molto veloce. E appena ho sentito l'interessamento del Gubbio non ci ho pensato due volte. Dopo la chiamata del direttore poi mi ha convinto subito e ho deciso subito di venire qua. E quello che mi aspetto è darò sicuramente, cercherò di dare una mano alla squadra il più possibile e cercheremo di toglierci delle soddisfazioni. Tu sei un centrocampista, una mezzala classica, raccontaci un po' le tue caratteristiche tecniche. Sì, sono una mezzala di inserimento che in campo cerca di dare sempre tutto per la squadra. E hai maturato a Pontedera una buonissima esperienza, due anni importanti per te. Sì, sono stati due anni importanti, mi hanno fatto crescere sicuramente dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano, essendo stata la mia prima esperienza fuori casa. E sono cresciuto e ora spero di far bene qua. Hai mai visto il Gubbio? Cosa pensi di questa squadra? Conosci il girone? Il girone è la prima volta che lo affronto, però ho visto alcune partite, sì, è un girone molto complicato, sono tutte squadre molto forti e cercheremo di fare il meglio. Una curiosità per chiudere, tuo papà famoso, che cosa ti ha detto di questa tua decisione di venire qui in Umbria? No, mi ha fatto un grosso in bocca al lupo e di cercare di fare il meglio possibile. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Modesto peggioramento del tempo in Italia con aria fredda in arrivo. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 14 gennaio. Neve al mattino sulle Alpi di confine fino al fondo valle, locali piogge anche su Basso Lazio, Campania e Alta Calabria. Al pomeriggio ancora piogge sparse su Campania, Alta Calabria e Sicilia occidentale, variabilità asciutta altrove. In serata è notta da tempo instabile al sud con piogge e acquazzoni sparsi ma anche neve fino a 600-800 metri. Deboli fenomeni anche al nord-ovest con neve a bassa quota. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.